primi di gennaio, il teo storico. Entrovini, eccoci, abbiamo visto il corteo storico di Saronno. Introduciamo il primo periodo 1300-1500 sul carro trainato da voi il gonfalone della chiesetta di Sant'Antonio, sfondo giallo ocra, accanto al centro la chiesetta con scritta in latino in alto a sinistra e a destra gli stemmi dei due rami dell'antico casato degli Innervi, al centro il primo stemma di Saronno. Signore e signori, il gonfalone della chiesa di Sant'Antonio Abate all'Altaretto. La venerazione del santo è molto diffusa nelle nostre terre per invocarne la benedizione contro le malattie di uomini e animali e contro le insidie del diavolo. Numerose sono le chiese e i santuari eretti in suo nome. Antonio Abate gli Anacoreti. Proseguiamo, Matteo II Visconti. Ricorda la presenza della signoria Viscontea nella terra di Saronno e fece edificare nel 1355 un castello fortificato, un piccolo castellaccio ed un palazzo per villeggiatura detto l'imperiale, la scelta dettata dall'amore che i Visconti avevano per la caccia, visto che i boschi che circondavano Saronno erano ricchi di selvaggina. È passato in questo istante lo stendardo del periodo storico 1300-1500. Matteo II Visconti, signore di Milano, vicario imperiale a cavallo, ed ecco a voi i cacciatori. Un applauso sulle vie del centro di Saronno. E ora, dopo questo magnifico esemplare di cane da caccia, guardate che bello, favoloso, favoloso. Ancora i cacciatori, sono diversi i quadri che hanno rappresentato durante questa rievocazione. Ecco la selvaggina cacciata. Nel 1400 il duca Galeazzo Maria Sforza instaurò nel ducato milanese la signoria Sforza. Il fasto di tale signoria, con l'impulso dato al commercio e all'agricoltura, fu senza ombra di dubbio ammirevole. Signore e signori, il duca Galeazzo Maria Sforza. Un applauso! Lo potrete incontrare di persona poi all'Altaretto, al termine ovviamente della sfilata, di quando la festa proseguirà, e anche domani e martedì con la sagra, con le bancarelle, e martedì sera si concluderà con il tradizionale Foalò di Sant'Antonio. Signore e signori, Duca Galeazzo Maria Sforza, eccolo, in questo istante sulla carrozza, trainata da due magnifici cavalli. Nel 1491 il duca Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, donò il feudo di Saronno a Cecilia Gallerani, villa naturale durante. Leonardo da Vinci la raffigurò in una sua tela tra i pezzi d'arte più noti nel mondo, il ritratto di Madonna Cecilia, detta la dama con l'ermellino. Sta arrivando su un magnifico cavallo e l'accogliamo con un applauso, Cecilia Gallerani, contessa di Saronno. Un applauso! Eccola, un applauso signori, Cecilia Gallerani, contessa di Saronno. Alla chiesetta di Sant'Antonio è collocata
collegata la presenza nel corso di 4 secoli di 2 rami dell'antico casato Zerbi. Nel 1400 Antonio Zerbi, continuatore di un'antica serie di notai già presenti in Saronno nel 200 e nel 300, costruì la chiesetta. Questo primo ramo del casato Zerbi ebbe lo ius patronato sulla chiesa fin dalle origini e fino a tutto il 1600 circa. Nel 1506 Giovanni Stefano, figlio di Antonio Zerbi, ampliò con i propri fratelli la chiesa di Sant'Antonio e fece murare all'esterno della stessa una lapide, ancora oggi. Signore e signori, lo stendardo del periodo storico 1500-1600 e i soldati svizzeri del cardinale Schiller di Sion. Un applauso. Nell'epidemia di peste del 1570 li conducevano su carri alle fosse e li seppellivano, portavano infine gli infermi al lazzaretto. Signore e signori, il triste ma comunque ben raffigurato 5 al 1600. Soldati mercenari, stipendiati e nomadi, causa primaria del propagarsi delle epidemie di peste. E dopo il quadro della peste, ecco a voi i Lantichenecchi. Guardate anche le armi, uno splendore, signore. Ecco a voi i Lantichenecchi. E chiudiamo il secondo periodo, 1500-1600, ma non è finita. Stiamo già entrando nel 1700-1800, il terzo quadro di questa 10ª edizione del corteo di Sant'Antonio Abate al Lazzaretto. Singolare il nutrito apporto di ecclesiastici da parte di quest'ultimo ramo degli Zerbi, che seguirono con cura le sorti della Chiesa fino al 1800 e che furono di decoro alla comunità saronnese con una serie di notevoli personaggi che vi elenco subito. Dopo lo stemma del secondo ramo del casato Zerbi, Giovanni Battista Zerbi, canonico di Sant'Ambrogio di Arnata, in Valle d'Aosta, la patria del lardo. Un applauso! Un saluto. Soltanto sia il carro sgranatoio trasformava alcuni momenti crudeli e duri della vita contadina, come l'uccisione del mandato maiale, in momenti di contentezza. Il maiale era una preziosa di beni di consumo, indispensabile per la famiglia contadina. Intere generazioni lasciare la era fiorente e la transumanza toccava anche le nostre parti, era